Ciao a tutti, io mi chiamo Luca Allegrone, sono un agente immobiliare dal 2000. Oggi vi insegnerò a presentare un'offerta all'asta e poi vedremo se mi aggiudicherò questo immobile. Vi dico, io, vabbè, essendo un agente immobiliare, quindi libero professionista, diciamo che la mia pensione sarà una pensione misera. Quindi adesso sto cercando di acquistare qualche immobile facendo degli affari e non rivenderli ma affittarli. Vi dico, per mia esperienza, io ho partecipato a 4 aste di cui 2 me le sono aggiudicate mentre altre 2 invece le ho perse, ma erano situazioni piccole, box. Adesso ho deciso di alzare un attimo l'asticella e vedere un attimino di potermi aggiudicare un immobile vicino a Pavia dove lavoro, per poi affittarlo. Il filmato sarà strutturato in questa maniera. Allora, nella prima parte ci sarà il sito dove ho trovato l'immobile, quindi è il sito del Tribunale di Pavia. Quindi poi, andando sull'immobile, ci sono dei file allegati da scaricare. File allegati da scaricare che io ho scaricato tutti, e poi la compilazione dell'offerta, quindi vi allegherò, farò vedere diciamo come si compila un'offerta che poi si deve andare a portare al procuratore fallimentario. Poi dopodiché in ultimo ci sarà l'asta, perché alla fine ovviamente se è un'asta ci deve essere anche l'asta, quindi vi farò vedere tutte le fasi dell'asta e com'è che è andata a finire. Dulcis in fundo ci saranno le mie conclusioni. Vediamo un po' come andrà a finire quest'asta, se riuscirò ad aggiudicarmi l'immobile e quindi fare un piccolo affare. Perfetto. Bene, allora siamo sul sito del Tribunale di Pavia. Adesso io, vabbè, ovviamente ho già identificato l'immobile che mi interessa, lo sto seguendo da un annetto, era partito da una vendita di 80.000 euro, poi sono state fatte diverse aste e queste aste qua sono andate deserte. Allora, questi qua sono gli allegati. Allora, questo qua è il primo allegato, che è la perizia, ovvero hanno mandato un geometra a valutare l'immobile, dove praticamente ci sono, cioè, tutte le descrizioni dell'immobile e anche se ci sono degli abusi da mettere a posto. In questo caso l'unico abuso, cioè l'unica cosa da mettere a posto, che però si può anche non mettere a posto se finché non si rivenderà, praticamente è un disimpegno, un antibagno che bisognava fare nel secondo bagno, perché questo bagno qua dava direttamente sulla cucina, invece per legge serve un disimpegno. Perfetto, adesso voi vedete questo allegato, ovviamente stampatelo e leggetevelo, perché diciamo è una cosa molto importante. Quindi, ok, adesso prendiamo e lo stampiamo. Perfetto, dopodiché andiamo a vedere il secondo allegato, che è il documento con foto della casa. Allora, documento con foto della casa, che la casa in questione, quella al primo piano segnata in rosso, si stampa anche questo, però il mio consiglio è, è andare a dargli un'occhiata, perché non è come comprare un paio di scarpe su Amazon o una roba di elettronica, cioè qua ci sono in ballo i risparmi della vostra vita, quindi ovviamente andate a vederlo, e se
la palazzina o l'immobile a un amministratore, andate a chiedergli anche quante spese condominiali ci sono in arretrato. Perfetto. E qua c'è il, diciamo, l'ufficio esecuzioni immobiliari, dove praticamente ti descrive, ti identifica il lotto che verrà venduto, quindi poi ti stabilirà anche il prezzo iniziale di vendita. Allora, in questo caso il prezzo iniziale di vendita era un prezzo di 35.000 euro, e poi ti dice anche le cose che devi fare. Ecco, questa parte qua che sto facendo vedere con il cursore sono le cose che deve contenere l'offerta, ovvero servirà una marca da bollo. Allora, servirà nome e cognome, carta d'identità, codice fiscale e se sei sposato o no. Poi ovviamente si deve identificare l'immobile, quindi identificare l'immobile che si vuole acquistare vuol dire inserire i dati catastali che si trovano qua nell'avviso di vendita. Dopodiché ti diranno, allora, il prezzo è di 35.000 euro, tu puoi fare un'offerta minima di inferiore ad un quarto, in questo caso siamo a 26.750 euro, quindi poi si scriverà la cifra che si vuole offrire, si allegherà un assegno circolare non trasferibile che dovrete andare a farvi fare in banca, con diciamo il con su scritto, in questo caso Tribunale di Pavia R.GE.476/2017, che è diciamo il codice identificativo dell'asta, e poi niente, dovete scrivere che l'immobile verrà acquistato entro non oltre 120 giorni dalla data di aggiudicazione. Ovviamente poi lo dovrete firmare. Altre cose da dire, che se non avete tutti i soldi da parte e dovete fare mutuo, il mio consiglio è prima andare dalla banca e chiedere un attimo alla banca se siete mutuabili, perché voi immaginatevi, comprate, vi aggiudicate l'immobile all'asta, poi andate in banca e la banca vi dice no, non te lo diamo perché non hai requisiti, per non sei mutuabile. Quindi cos'è che va a finire? Che andate a perdere la caparra, e poi vi fanno anche pagare delle penali, che comunque poi le penali dovete andare a dare un'occhiata. Ovviamente l'offerta dovrà essere chiusa in una busta dove dovrete scrivere vostro nome e cognome, la data dell'asta con l'orario, e poi ovviamente dovrete scrivere sopra anche il nome del curatore fallimentare. Perfetto. Dopodiché niente, voi firmate la vostra offerta, e poi, cosa molto importante e da non dimenticare, dovete fare una fotocopia della vostra carta d'identità e codice fiscale, firmarla, io di solito la firmo, e poi la dovete allegare all'offerta. Quindi servono tre cose, quattro cose: marca da bollo, poi la compilazione dell'offerta, l'assegno e poi infine la fotocopia della carta d'identità e vostro codice fiscale. Perfetto, così poi potete andare dal curatore fallimentare e consegnargli la vostra offerta, ovvero in questo caso l'ast si teneva il 27 di gennaio e la data ultima di presentazione dell'offerta era il 26 di gennaio, entro non oltre le ore 12. Perfetto, quindi adesso chiudiamo questo allegato e infine questa qua è l'ordinanza. L'ordinanza praticamente è il giudice che dice ok, va bene, mettiamo all'asta l'immobile, però vabbè, questa cosa qua
non è tanto rilevante. Sì, vabbè, scaricatevela, dategli una lettura, però secondo me non è molto importante. Vabbè, qua ovviamente si reidentifica il curatore fallimentare, dove c'è il dove ha lo studio, e poi niente, anche il numero di telefono del diciamo della persona incaricata per farvi vedere l'immobile se volete dargli un'occhiata. Qua diciamo che qua abbiamo fatto tutto, quindi vabbè, immobile identificato, e adesso procediamo con l'offerta, la compilazione dell'offerta. Compilazione dell'offerta, cosa portare? Allora, innanzitutto dovete portare allegare la vostra carta d'identità, quindi una fotocopia della vostra carta d'identità, perfetto. Poi andate a comprarvi una marca da bollo da 16 euro. Allora, l'offerta era il 27 di gennaio, io l'ho presentata il 25 di gennaio, quindi ho preso una marca da bollo antecedente la data di compilazione, quindi era datata il 15. E questo qua è l'assegno circolare non trasferibile pari al 10% del valore dell'immobile. In questo caso ho offerto 27.000 euro, quindi ho fatto un assegno di 2.700 euro. Perfetto, adesso andiamo a vedere un attimino l'offerta dell'immobile, cosa scrivere. Ovvero, innanzitutto, vabbè, ovviamente mettiamo egregio dottore, che è il curatore fallimentare, con sede in, eccetera, eccetera. Poi oggetto è l'offerta dell'immobile, quindi mettiamo il nome, il numero della procedura, in questo caso era la 476 del 2017, comunque potete trovarla sugli allegati che andrete a stampare, e poi scrivere il sottoscritto, in questo caso sono io, Allegrone Luca, nato a Pavia, il poi codice fiscale residente a Pavia, identificato mediante carta di identità rilasciata dal comune di Pavia, poi numero della carta d'identità, ovviamente vabbè, io sono celibe, per fortuna, per mia sfortuna o per colpa delle altre. Poi ho messo il numero del cellulare perché lo chiedono, poi ho scritto che non usufruirò delle agevolazioni fiscali come prima casa, se invece ne dovete usufruire scrivetelo. Intende presentare un'offerta per l'immobile sito a Roncaro, Pavia, Via Einaudi, per i seguenti immobili, in questo caso erano appartamento e box, quindi ho dovuto identificare i dati catastali dell'appartamento, che in questo caso è la 2, e i dati catastali del box, che in questo caso è il C6. Perfetto. Poi ho messo il prezzo offerto, quindi io ho offerto 27.000 euro, e poi per mio scrupolo, però secondo me può anche essere tralasciato, però cioè, onde evitare di magari essere da soli e sbagliare l'offerta, fatelo, inserite anche il numero dell'assegno che si allega in deposito. Poi il termine di pagamento del prezzo delle imposte verrà effettuato entro e non oltre 120 giorni dalla data di aggiudicazione. L'offerta è improrogabile, quindi cos'è che vuol dire? Che una volta che voi consegnate l'offerta non potete più tirarvi indietro. Quindi ci sono 2000 persone, voi ormai ci avete ripensato, dovete aspettare e sperare che le altre persone se la giudichino al posto vostro. Se invece siete voi da soli, ahimè, ciao, dite ciao alla caparra che avete versato. Ovviamente poi datarla e firmarla. Quindi queste quattro cose in croce le dovete presentare in busta chiusa e poi portarla all'ufficiale, al curatore più che altro. La portate al curatore, il curatore cos'è che farà? Segnerà
diciamo, il giorno in cui ha ricevuto l'offerta, in questo caso io l'avevo presentata il 25 di gennaio, alle ore 10.25. Perché scrivono l'ora? Perché, ad esempio, a parità di offerta, se il signor Rossi l'ha presentata un giorno prima, partono come base d'asta dall'offerta del signor Rossi. Quindi se io e il signor Rossi abbiamo offerto tutte e due 27.000, e se io non rialzo, se il signor Rossi, ci siamo solo io e il signor Rossi, si aggiudicherà l'asta il signor Rossi se io non rialzo a 28.000. Ovviamente poi devo scrivere il mio nome e cognome, la data dell'asta e l'orario in cui sarà svolta l'asta. Quindi queste qua sono le cose che dovete portare per presentare l'offerta. Eccomi qua, sono arrivato a Voghera, dove si svolgerà l'asta il 27 gennaio. Adesso sono le 3, l'asta si svolgerà alle ore 15.30. Vediamo un po' se sarò fortunato da aggiudicarmi l'immobile, però tenete conto che non ci spero molto, perché l'immobile ha un prezzo molto basso e il rapporto qualità prezzo, diciamo, secondo me è un piccolo affare. Quindi adesso vedremo un attimino quanta gente ci sarà. Io ho fatto un'offerta 27.000, massimo arriverò 30/31, poi mollerò il colpo se poi iniziano a rialzare. Diciamo che oltre al prezzo dei 27.000 euro, devo tenere conto che io, acquistandola come prima casa, ho all'incirca un 5.500 euro di imposte di registro. Quindi, ad esempio, se ci fosse uno che l'acquistasse come prima casa, lui è molto più avvantaggiato, perché ha un margine, diciamo, se ad esempio se facessimo un'offerta a 30.000 euro tutte e due, io devo tener conto di 30.000 più 5.500 di imposte di registro, mentre chi l'acquista come prima casa avrebbe un'imposta di registro inferiore. Quindi lui, il suo budget massimo fosse 35.000 euro, potrebbe magari fare un'offerta a 32-33.000. Boh, vediamo un attimo, speriamo. Sto salendo dove si svolgerà l'asta, però ho già visto delle persone sotto, quindi penso che parteciperanno. La vedo grigia. Vabbè, vediamo se Dio me la manda buona. Qua è dove si svolgerà l'asta. Qua c'è il mondo, siamo in 8 a fare l'offerta, la mia è l'offerta E. Si parte dall'offerta di A, perché l'ha presentata prima, qua abbiamo visto che B ha rialzato a 30, poi c'è D 31, B fa un'altra controfferta 33, G subentra dopo, ne fa una 34, B a 36. G controbatte e ne fa una 37, B di nuovo 39, G la fa 40, quindi c'è da battagliare tra questi due. Battagliano. A arriva da niente, la fa 41, B controlancia 43, A la fa a 45, B la fa 47, forse se la becca lui, no, perché arriva H da niente, è stata zitta tutto il tempo, rialza a 48, B controbatte, H rialza a 50 e adesso B rialza 52. Cavolo, sembra sua, invece no, H ha fatto un'offerta a 53.000 euro e quindi H si è aggiudicata la casa, perché dopo un minuto nessuno ha più fatto l'offerta. Niente, data male. Alla fine eravamo in 8 persone, la mia era una delle offerte più alte, che era 27, gli altri hanno offerto tutti di meno, poi hanno cominciato ad alzare sui 30, sui 40 e alla fine è stata chiusa a 52.000 euro. Una signora che si è giudicata la 3 locali con 2 bagni e il box a 52.000 euro. Diciamo che
per farla. Allora, se tu ci devi andare ad abitare, allora è un discorso, però se tu decidi di prenderla per investimento e affittarla oppure poi un domani rivenderla, era antieconomico, perché più il prezzo si alza meno hai di rendita annuale dell'affitto. Quindi niente, questa volta è andata male, sarà per la prossima.